Ma dov'è? Oh, ciao bambini, benvenuti. Scusate solo un attimo, sto cercando il mio sacchiotto. Shh, ciao bambini, l'ho preso io. Gli faccio uno scherzo. Me lo nascondo qua nel cappello. Così. Shh, non dite niente, eh. Musina, hai per caso visto il mio sacchiotto? No, no. Oh! Ah! Eccolo qua, è questo chi l'aveva preso, eh? Io? Cattiva, non ti parlo più! No, aspetta, era uno scherzo. Dai, non fare così, musetto, non te la prendere, era uno scherzo. Te lo ricordi qual è il nostro motto? Qui da noi non si fa il muso per il broncio, è tutto chiuso. Dai, non fare più l'offeso, fai invece Un un bel bel sorriso. sorriso! Sì, è vero, funziona sempre. Il nostro motto mi è già passato tutto. Era uno scherzo, capito? Allora facciamo la pace? Sì! Dai, si parte! Oggi si va a casa di Bianco! Sì, mettiamo in valigia tutto quello che di bianco possiamo mettere. Io ho già pensato che, per esempio, potremmo mettere del latte bianco. Oh, ottima idea! Allora apriamo Sì. e mettiamo in valigia. E poi avevo anche questi fiorellini bianchi. Oh, bellissimi. Io invece penso che si potrebbe mettere un foglio bianco. Giusto, un foglio bianco. Oh, guarda qua, io ho trovato una molletta Carina. e anche una maschera bianca. Oh, che bella, la voglio indossare anche io. Guarda come ti sta. Guarda. Ciao ragazzi. Dai, mettiamola in valigia e partiamo. Tutti Ormai anche voi sapete come si fa. E allora, mani sugli occhi, 1, 2, 3, poi li riapro e vedo che c'è. pronti? Accidenti, oh, aiuto, aiuto, aiuto! Ehi! Oh, finalmente, mi stava girando la testa. Anche a me, tantissimo, ci ha fatto fare tutti i colori, hai visto? Forse la valigia è impazzita! No, non è impazzita, è perché il bianco è la madre di tutti i colori. In che senso è la madre di tutti i colori? Se metti su una rotella uno spicchio rosso, uno giallo, uno blu, uno rosso, uno giallo, uno blu e giri velocemente, velocemente, vedrai il bianco. Vuoi dire che il bianco li contiene tutti? Esatto, proprio così. Fantastico! E allora, forza! Adesso andiamo a conoscere chi abita nel bianco! Apriamo la valigia. Siamo nel bianco! Sì. Si può giocare con la neve! Esatto, si può giocare con la neve, visto che ce n'è tanta. Sei pronto? To! Cos'è? Vuoi la guerra? Sì, voglio la guerra. E tieni! Ah! Non mi prendi! Oh! Vendetta! Ah! Ecco qua! Hai colpito i bambini! Non mi hai preso! È vero, scusate, bambini. Comunque è divertente giocare a palle di neve, ma sai che io ho un freddo incredibile. Sì, io ho il pelo, sono vestito bene, ma tu proprio no! Ho freddissimo, ho paura di ammalarmi. Oh, che bello vedervi giocare a pallate di neve. Ehi, se hai freddo puoi prendere la mia sciarpa, sai? Guarda, c'è un pupazzo di neve! Oh sì, ciao! Io sono Orsetto Musetto! E io sono Musina Martina, siamo venuti qua nel bianco a conoscere chi abita questo colore. E chi sei tu? Oh, piacere, io sono un pupazzo di neve e davvero, prendi la mia sciarpa, io non soffro freddo. Oh, grazie, sei gentilissimo. Accetto volentieri, ho tanto freddo. Ah, ecco qua, ora sto meglio. Oh, grazie. Anch'io Oh, mi emoziono. voglio darti un bacino. Ma certo. Oh, come sei freddo! Eh già, sono di neve e la neve è fredda. Mi ha costruito un bambino, sai. Wow, che bello! Vuoi venire con noi? Noi stiamo facendo un viaggio fantastico. Dai, vieni insieme a noi.
Oh sì, e poi potresti venire con noi nella nostra casina. Ti mettiamo in valigia e vieni con noi. Oh, ma io non posso, ragazzi. Io devo stare qui in mezzo alla neve, al freddo. Appena la temperatura si alza, mi sciolgo tutto. Oh, che peccato. A me non dispiace affatto, anche se mi sciolgo, qualche altro bimbo passerà e mi ricomporrà. Oh, che bello. Hai proprio ragione. Salve ragazzi, niente paura, sono Finocchio, una verdura. Finocchio? Esatto, Finocchio, verdura per tutte le stagioni, nonché multiuso. Io so resistere alle raffiche di vento, al gelo e soprattutto sono ottimo da mangiare. Scrocchierello, prego, accomodatevi, assaggiate pure. Accomodiamoci, assaggiamo. Forse è come la fragola, vuole essere mangiato. Esatto, voglio proprio essere gustato. Toh, acchiappa il mio cuore, tenero e scroccherello, prendi? Oh, possiamo prendere? Io dico di sì. Ok. Oh, Ecco, bravi, mangiatelo e sentite com'è buono. davvero buonissimo! E scrocchia! Oh, è squisito! Ne lascio un po' anche a te. Oh, grazie. Beh, signor Finocchio, gentilissimo. Anche lei vive qui nel bianco, dunque. E certamente, non ti pare che sia bianco? Bianco candido come la neve. Ciao! Ciao, grazie! Grazie, eh. Oh, ci ha lasciato un po' da mangiare. Eccolo qua, il finocchio. Lo assaggio anch'io. Oh, buonissimo. E poi io so che fa bene anche al pancino il finocchio. Beh, allora questo ce lo mettiamo in valigia, vero signor? Oh, non c'è più il nostro amico pupazzo di neve. Si sarà dileguato in mezzo alla neve, pronto per farsi ricostruire, ti pare? Sì, però ci ha lasciato questo ricordo meraviglioso che porteremo con noi. Sì, riportiamo a casa la sciarpa meravigliosissima del nostro pupazzo di neve. E un po' di finocchio. Perfetto. Allora mettiamo in valigia. Finocchio. Sì. E la sciarpa me la terrei, che dici? Oh sì, fa ancora un po' freddo qui. Ok, allora chiudiamo. Ce l'abbiamo fatta, siamo tornati e guarda! La valigia magica mi ha lasciato la sciarpa come ricordo di quel dolcissimissimo pupazzo di neve. Oh sì, era tanto dolce, senti com'è morbida questa sciarpina. Oh, non vedo l'ora di creare il ricordino da mettere dentro la valigia dei ricordi. Anch'io, anzi, io ho già in mente la mia filastrocca. Mentre Orsetto va a scrivere la sua filastrocca, io voglio costruire un pupazzino di neve e quindi comincio a ritagliare. Ho ritagliato due pezzi così e adesso lo attacco qua con la colla. Ora faccio un taglietto qua giù, così. E poi, avendo ritagliato un altro quadratino a cui ho fatto pure un taglietto, infilo i due taglietti in questo modo. Così il pupazzino potrà stare in piedi, ma per farlo sembrare proprio un pupazzo di neve, ci metto adesso della colla e gli attacco sopra dell'ovatta, così. Così è morbidissimo. Poi disegno due occhietti, uno e due. E li ritaglio. Eccoli! Ora ritaglio anche la carotina che ho disegnato per fare il naso e attacco tutto. Eccolo qua. Sì, e il musetto, vieni a vedere! Guarda cosa ho fatto! Ma è bellissimo! Sì! Adesso anch'io vi leggo la mia filastrocca. La mia filastrocca fa così: nel bianco ti puoi tanto divertire e trovi anche qualcosa da mangiare. Il latte lo puoi bere, il finocchio sgranocchiare. Se invece vuoi giocare, con la neve lo puoi fare. Le palle puoi tirare o un pupazzo costruire. Ma è bellissima! Bravo! Non ci resta che mettere i nostri ricordi in valigia e dire ai bambini di fare anche loro il ricordino di questo viaggio, magari un pupazzino come questo. Oh sì, anch'io lo voglio fare. E poi mandateci le foto dei vostri pupazzi di neve. Li aspettiamo, eh? Inviateci le foto dei vostri disegni via WhatsApp sul numero di Musetto. Li aspettiamo!